ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite, che vi aspetto anche su Instagram MikiMakeup79, ma come al solito sotto l'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social. Allora, in questo video voglio portarvi in giro per i giardini italiani, per la nostra bellissima Italia e i profumi che caratterizzano appunto il nostro paese, che è stato colpito in questo periodo non solo ma anche pesantemente da questo virus, e quindi portiamo in alto la nostra bandiera, i nostri prodotti che da sempre sono i migliori nel mondo. Quindi facciamo questo bellissimo viaggio nei giardini italiani con le profumazioni italiane. Partiamo appunto con il Giardini d'Italia, il Figo, bellissimo il pack con questa bottiglia blu e la scritta rossa appunto, e con il nome, il protagonista della profumazione, che appunto è il Figo. E questa è una fragranza unica con note di foglie di fico e fico, che affascinano appunto dal primo respiro. Troviamo la dolcezza del cassis e del neroli e la freschezza del limone, che rendono le note di testa originale appunto, e che ci riporta un po' alle terre della nostra Italia, magari soprattutto nel sud Italia, perché appunto è una pianta che si sposa perfettamente con la temperatura, appunto con temperature un po' più elevate, anche se ormai possiamo trovarlo veramente un po' ovunque, però a me mi ricorda tanto la Puglia, la Sicilia, insomma ci riporta un po' ai posti marittimi appunto della nostra Italia del sud, che sono davvero meravigliosi e che amo follemente. Poi si chiude appunto con le persistenti note del patchouli, l'ambra, il muschio, la vaniglia e la fava tonka, che gli danno una dolcezza davvero molto intensa. Io l'ho spruzzato prima, è una profumazione che sto amando tantissimo, perché sicuramente appena lo andiamo a spruzzare si sente questa parte molto golosa della frutta, sia per quanto riguarda il fico, che è un po' il protagonista della profumazione. E il bello di questi profumi della New & Co, che sono un po' un'assoluta in alcuni casi, ma in altri sono arricchiti con altre note che vanno ad enfatizzare e a renderlo ancora più unico e speciale. Quindi, come vi dicevo, e troviamo questa parte del fico che comunque persiste in tutta la profumazione, gli dà questo aspetto molto dolce, gourmand, goloso, e unito alla freschezza del limone che troviamo nelle note di testa, che mi fanno proprio Sicilia, quei posti di Sicilia dove si sentono proprio durante le passeggiate sul mare le profumazioni della frutta, del fico, del limone. Quindi mi trasporta tantissimo in quei posti meravigliosi che amo follemente. Ma poi appunto andiamo a ritrovare questo fondo che comunque è davvero molto intenso, molto avvolgente e caldo, e che si sposa perfettamente con le note di testa, che invece sono un po' più fresche, un po' più fruttate, appunto perché troviamo il patchouli, l'ambra, la vaniglia e la fava tonka, che gli danno quella dolcezza che comunque rimane sempre bella fresca e leggera, e quindi è una profumazione sicuramente portabilissima anche dai maschi. E io la sto unendo a un altro profumo, e poi semmai vi faccio un video a parte dove vi parlo delle combinazioni che sto facendo con le profumazioni di Yonko, perché si può giocare tanto con loro, e quindi può essere tranquillamente indossato anche dai maschi, perché non è stucchevole. Poi come vi ho detto anche in altri video, dipende tanto anche dal pH della nostra pelle. Quindi su una donna magari tira fuori più la dolcezza della fava tonka, e nell'uomo di più la parte del patchouli, dell'ambra, che gli danno quell'aspetto caldo, ma comunque che sta bene anche all'uomo. È un profumo meraviglioso. I prezzi per queste profumazioni, se prendete il piccolino come ho fatto io, il 30 ml stanno a 14 euro, i 60 ml 25 euro e i 100 ml 40 euro, mentre alcuni che vi mostrerò stanno anche sempre in offerta il profumo grande. Ma questo è davvero una chicca,
un regalo fatto nella Neon Co per la nostra bellissima Italia, per il nostro sud e tutto ciò che rappresenta i profumi dell'Italia e l'amore verso questa terra che veramente va ancora di più coccolata e amata in questo periodo. Un profumo bellissimo che vi consiglio da avere, da regalare anche e mariti, perché come vi dicevo è un regalo unico che potete regalare a lui per poi mettere anche voi, quindi è una furbata questa. Poi, sempre per quanto riguarda questo viaggio per l'Italia, passiamo adesso ai fiori del Mediterraneo e vi presento questa che è una meraviglia, è appunto fiori del Mediterraneo Magnolia Blumei, una meraviglia, fantastico veramente, e questo è davvero un simbolo per quanto riguarda la femminilità, l'eleganza e la raffinata sensualità ispirata alle regine dei fiori, quindi è un'interpretazione moderna, quindi rivisitata, rivista, di un classico delle profumerie che è appunto sempre stato amato e che rimanda a appunto all'idea del romanticismo e alla capacità di sognare, che è quella appunto della Magnolia Blumei. Questo è un profumo, come vi dicevo, davvero molto romantico, intenso, è un profumo bellissimo, veramente un profumo da principessa, da sognatrice, ma essendo comunque rivisitato ha questo aspetto un po' più moderno, quindi non è soltanto per le signore di una certa età, ma lo trovo davvero molto adatto anche alla ragazza, alla ragazza che comunque ama le profumazioni floreali, perché questa è decisamente floreale, ma essendo rivisitato ha un non so che, una piccola parte che è sia acquatica che agrumata, e quindi che gli dà freschezza, leggerezza, e quindi non lo rende pesante o fastidioso o stucchevole, quindi per questo è stato appunto rivisitato e per questo lo trovo davvero molto adatto anche a una persona un po' più giovane e non soltanto a una donna classica, una donna grande, diciamo. È bellissimo, è davvero molto molto sensuale, ma comunque sempre elegante, una sensualità elegante, non è una sensualità volgare o comunque troppo eccessiva, rimane sempre in questo aspetto elegante, romantico e dolce e anche delicato, che è un profumo da avere, assolutamente fantastico. Questo sicuramente è un po' più adatto alle femmine, ma poi dipende sempre dai gusti, perché no? Perché come vi dico, il profumo cambia tanto, tantissimo, sia a persona, quello che ci ispira, quello che ci dà le sensazioni, le emozioni che sentiamo ogni volta che andiamo a usare una profumazione, ma sia con la pelle, quindi ci può stare che un maschio lo provi e magari che gli piaccia, non c'è nulla di male, io non vedo distinzioni troppo, oddio, in alcuni casi sì, forse, questo è sicuramente, come vi dicevo, più femminile, ma però perché chi l'ha detto che non può usarlo un uomo? È un profumo meraviglioso che sto amando alla follia, veramente è stata una scoperta, e ha questa parte floreale davvero molto bella e femminile e che adoro indossare, è un profumo fantastico, e anche questo sto facendo qualche prova mischiandolo con altre profumazioni, ma poi come al solito quando troverò quelle perfette vi farò un video dove ve ne parlo, ma questo è davvero un profumo da avere, un profumo meraviglioso e dedicato, ispirato e creato sempre per la nostra bellissima Italia, e quindi assolutamente da avere. I prezzi sono sempre quelli che vi ho detto, e quindi trovate il 30 ml piccolino a 14 euro, che è niente, e per profumi così unici e meravigliosi, il 60 ml 25 euro e il 100 ml invece 40, che sono comunque dei prezzi davvero abbordabilissimi. Bellissimo anche il pack con questo colore rosa e la scritta grigia appunto con il nome della protagonista della profumazione, che è questa Magnolia, fantastica, bellissima, femminile, elegante e affascinante, quindi è una profumazione anche questa che amo e assolutamente da avere. Adesso scendiamo un attimo nei grandi classici e passiamo a un altro profumo che sto amando tantissimo, che è i grandi classici, la violetta, eccolo qua. Questa è una fragranza dedicata appunto alla donna elegante che ama i valori della tradizione e si circonda di oggetti raffinati,
Le note fresche e fiorite vengono esaltate dagli accordi legnosi e aromatici tipici della Provenza. E quindi è un grande classico che è stato ispirato un po' alla violetta toscana. Anche questo è un profumo fantastico, a me appena lo spruzziamo mi ricorda tantissimo le saponette quando ero piccola, quelle viola che si trovavano, buonissime, mi dà questo aspetto comunque di pulito, comunque c'è questa nota floreale della violetta che è bellissima e la trovo anche in questo caso davvero molto elegante. È buonissimo e ha questo aspetto un po' talcato che l'accompagna in tutta la profumazione, quindi mi dà proprio questo aspetto di pulito. Questa è una profumazione per me fresco, sembra davvero quasi di stare in un campo di viole e ti accompagna questa profumazione per tutto il tempo, sempre con questa freschezza e questo aspetto davvero molto raffinato ed elegante, è bellissimo, è davvero anche questo un grande classico, un profumo anche in questo caso da avere, è bellissimo e davvero troppo troppo buono, e questo decisamente per ogni occasione sta bene in ogni stagione, in ogni momento della giornata, perché ha sempre questo aspetto di freschezza e di pulito che adoro indossare, veramente una meraviglia. E questo lo trovate in super offerta, il 60 ml sta a 17,50 € invece che 25, quindi da non perdere. Faccio vedere. E poi vi ricordo che comunque sotto l'info box trovate sempre lo shop della New Co per andare a acquistare i loro prodotti. La cosa buona è che si possono pagare anche in contrassegno da casa e senza costi aggiuntivi, quindi ottimo, questa cosa è una cosa che non fanno tutti. E questa è una profumazione davvero molto bella, poi questi sono profumi, anche essendo eau de toilette, vi assicuro che hanno una durata pazzesca, durano davvero tutto il giorno. Poi si possono mescolare con le essenziali, le altre profumazioni della New Co e rendere i profumi ancora più unici e ancora più persistenti, ma già da solo questi sono capolavori davvero bellissimi, quindi ci riporta un po' alla Toscana e alla violetta meravigliosa, un fiore romantico, un fiore elegante, un fiore etereo proprio, che adoro veramente tanto, quindi un capolavoro anche in questo caso. Poi passiamo alla mia amata tuberosa, sempre per quanto riguarda i grandi classici, e di questo già ve ne avevo parlato in un video, meraviglioso, è un amore questo, e questa è una fragranza appunto raffinata e conturbante, tanto quanto lo è la tuberosa come fiore, quindi troviamo intense note di neroli, foglie di violetta, fiori d'arancio e elicrisio che esaltano appunto il prezioso accordo fiorito di tuberosa, che è un fiore pazzesco che amo follemente, e gelsomino inebriando con il ricordo di Iris fiorentino, quindi anche qui troviamo una parte della Toscana perché troviamo la violetta e l'iris appunto fiorentino che vanno a rendere ed a intensificare già un fiore che di sé è pazzesco, è super intenso, perché la tuberosa per me fa parte, cioè io ho tolto il tappo, già lo sento, fa sicuramente parte delle profumazioni più persistenti, più intense, fa parte dei profumi dei floreali bianchi che sono in assoluto i più intensi. Questo è femmina, questo è decisamente femmina, ma è una femmina raffinata allo stesso modo, cioè allo stesso tempo, ma conturbante, perché la tuberosa è da sempre il fiore del peccato, quindi è davvero intenso, avvolgente, femminile e leggermente provocante, ma unito comunque a tutto ciò che è stato inserito all'interno di questo profumo lo rende un po' più raffinato, non volgare, però decisamente è una profumazione rispetto alle altre molto più intensa, molto più appariscente, è una profumazione pazzesca che amo follemente, e io amo la tuberosa, mamma mia, io lo amo, cioè questa è una passione. Se vedete è un fiorellino piccolissimo, ma che dà una profumazione immensa, pazzesca, che io amo follemente. Questo è paradiso, questo è paradisiaco, è amore immenso, però ovviamente è diverso dagli altri che sono un po' più delicati, un po' più eleganti. Anche questo è amore,
Però sono due cose diverse perché questo è dolcezza, raffinatezza, eleganza. Questo è sempre raffinato, ma più provocante, più intenso, più avvolgente, più coinvolgente. Meraviglioso, cioè lo amo, penso che si è capito da come ne parlo, è qualcosa di unico, veramente meraviglioso. Questo sempre gli stessi prezzi, trovate quindi 14 euro il piccolino da 30 ml, e che è un buonissimo rapporto qualità-prezzo, io penso anche quello grande, però magari se abbiamo tanti profumi come me, adesso ho preso questo piccolo appunto per quello, per provarli possiamo prendere quello piccolino da 14 euro e poi se ci piace, sicuramente quando finisco questo il 100 ml me lo sparo perché questo è amore puro assolutamente, quindi assolutamente profumi che hanno un prezzo molto molto accessibile, le profumazioni sono veramente qualcosa di unico e meraviglioso. Adesso passiamo all'ultimo, ma non per importanza o per piacere, insomma, e parliamo di lui, sempre un grande classico, fa parte sempre dei grandi classici, che è il Vetiver. Quindi una fragranza dedicata all'uomo, all'uomo elegante, che ama i valori della tradizione e si circonda di oggetti raffinati, un po' come la violetta. Le note fresche e agrumate vengono esaltate dagli accordi legnosi, speziati e aromatici. È un profumo, sì, per l'uomo dicono, ma io me lo sono messo tranquillamente perché mi piace tantissimo. Appena lo spruzzi si sente tantissimo la parte speziata, che è una nota che amo nelle profumazioni. È bellissimo perché è vero, ha una parte anche molto fresca. E unita appunto sia fresca che agrumata, che si unisce alla parte del legno, perché il vetiver fa parte delle profumazioni un po' legnose, e fa parte delle profumazioni legnose, a questa parte speziata aromatica che lo rendono davvero molto bello, molto particolare, buonissimo. Adoro indossare anche lui lo sto mettendo con altre profumazioni, e come al solito, come vi ho detto anche prima, quando troverò e gli abbinamenti azzeccati, ovviamente per il mio naso, ragazzi, quindi questo il profumo mi ha sempre preso un po' con le pinze perché trovo che sia una cosa davvero molto personale e che va a gusto e anche per quanto riguarda l'olfatto di ogni persona. E io sono cieca, sono sorda e il naso è l'unica cosa che mi funziona alla grande, però sicuramente il mio sentire le cose è diverso da qualsiasi altro naso o persona, ovviamente, no? E quindi è molto soggettiva. Però vi dirò i miei abbinamenti, magari c'è qualcuno che ha dei gusti molto più simili ai miei e può trovare giovamento in quello che dico, ecco. Diciamo così. Comunque questo è un profumo davvero molto intenso, molto caldo, molto passionale, anche questo lo trovo per un uomo sicuro di sé, sicuramente adatto. Per un uomo bello, per un uomo bello decisamente. Diego, per esempio, è diverso da me, lui ama molto di più le profumazioni fresche, infatti sto aspettando un essenziere che ho ordinato per lui e ho fatto un ordine insieme a mia sorella, è arrivato stamattina, quindi domani mi dovrebbe portarlo, gli ho preso un profumo che è molto più fresco perché lui ama tantissimo le profumazioni fresche, invece io preferisco quelle calde, quindi questo, un uomo con questo profumo per me è qualcosa di pazzesco, proprio vedo già se un uomo quando lo indossano, mi fa quell'effetto buonissimo, un profumo meraviglioso anche questo, e che già è bello così da solo, poi immagino unito anche ad altre profumazioni, quello che può essere. Sono davvero dei profumi che sto amando alla follia e li adoro. Me ne mancano pochi di questi qua, di questa linea qua degli Eau de Toilette che hanno creato, della Danio & Co. Piano piano voglio prenderli tutti perché sono davvero dei profumi meravigliosi, fantastici, buonissimi, che hanno una persistenza pazzesca e che in più possiamo abbinare, combinare per creare appunto qualcosa di unico e nuovo solo nostro, quindi questa è una cosa che amo ancora di più. Sono davvero tutti bellissimi e ognuno a modo suo e sono contenta di averli presi. Vi consiglio di prenderli perché
veramente sono chicche, poi creati appunto per la nostra Italia, che in questo momento ha proprio bisogno di rialzarsi con l'aiuto di tutti noi. E niente, io sono contenta di aver fatto questo bel giretto un po' per l'Italia, per le profumazioni italiane che accompagna, che crea la New & Co. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia soprattutto. Io mando un bacione grande, vi auguro un buon fine settimana, se vi va, ci vediamo la prossima volta. Ciao! You're just like a rock star.